Regola numero uno: prendere i soldi dalle tasche del tuo cliente e metterli nelle tue. Strumenti derivati. Se ne fai entrare un po' anche nelle tasche del tuo cliente, è meglio per tutti, giusto? No. La madre di ogni male di oggi è la speculazione. Just a perfect day. Buongiorno, siamo alla sede dell'ABI per il convegno L'Unione Bancaria. Dove siamo? Cosa serve e cosa manca? Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Al centro della conferenza ci sarà l'implementazione del meccanismo di vigilanza unico a livello europeo, quindi più vigilanza per le banche, ma per chi e per cosa? Andiamo a sentire. Avremo un sistema in cui abbiamo anche dei fondi di garanzia. Nel caso, per esempio, di crisi bancarie, l'Unione Bancaria garantisce la risoluzione della crisi attraverso finanziamenti che se stesse banche si danno. Questa cosa è più bella, no? Prevediamo una ripresa nella seconda parte del 2013. L'attività di vigilanza dell'autorità è aumentata. Altra cosa è fare delle regole comuni e adottare gli stessi criteri di attuazione delle regole. Ma quindi credo che sia indispensabile per la crescita dei mercati. Ma i mercati devono crescere come? Cioè, si stanno facendo delle mosse avanti sulla quantità? Perché i mercati servono a far sviluppare l'economia e noi abbiamo bisogno di sviluppare per creare più lavoro, più benessere. Però i derivati hanno creato un bel po' di problemi, sembra un po' passato in sotto... L'uso cattivo dei derivati ha creato problemi. Mossari, la prego, vuole ripetere i termini del nostro accordo? Certamente. Voi acquistate il derivato Alexandria, in cambio noi, per lo stesso valore, compriamo 3 prodotti finanziari su BTP a 30 anni. Dobbiamo andare avanti a rimuovere gli ostacoli che ci sono, correggere le contraddizioni, proseguire... Perché il 2015 è e deve essere l'anno della ripresa. È chiaro che anche i piccoli e medi imprenditori debbono contribuire a capitalizzare le loro aziende sempre con bilanci trasparenti e in regola col fisco. Queste regole a chi gioveranno? Alle piccole e medie imprese? Perché si vigila, si vigila. Le banche, tanto gioveranno alle banche. Non doletevene. Mm-hmm.